Trattato di Lisbona. A Roma forse non lo sanno, ma c'è un popolo che ha combattuto per la sua libertà e sono convinto che darà una bella lezione a quelli di Bruxelles, a quelli che anche nel nostro paese accettavano supinamente le decisioni della tecnocrazia. Pensate, con questo trattato non avremo neanche più il diritto di scegliere noi le nostre leggi, le nostre norme in tema di immigrazione, di sicurezza. Vogliono mettere il becco persino nei rifiuti di Napoli. È pur vero che una soluzione semplice per noi patrioti padani ci sarebbe: basterebbe regalare la Campania e il Sud alla corona di Spagna, erano già regno delle due Sicilie, se la tengano pure! Noi non siamo affezionati alla monnezza di Napoli, non siamo affezionati alla monnezza di Napoli, se la prenda pure qualcun altro, noi manco per il cazzo. L'occhio attento della Lega sul Trattato di Lisbona, chiediamo la cosa più democratica, di dare le schede agli elettori. Perché tanta paura di far decidere la gente democraticamente? Se vuole regalare ai banchieri, ai tecnocrati di Bruxelles ogni potere decisionale, se vogliono che il nostro paese, pensate un po', ci dicevano che loro erano i difensori del paese, del patriottismo, della nazione. Beh, c'è una Lega che giorno dopo giorno si conferma come forza di difesa degli interessi del paese, una Lega forte, nazional popolare, vincente, una Lega che sfonda, che fa forse anche paura a quelli che hanno sempre comandato e che vorrebbero magari una Lega supina, una Lega debole. E la risposta è questa: altro che Lega obbediente e supina, Lega di battaglia, con Mossi noi non cambieremo mai. Siamo come quei cristiani serbi del Kosovo ai quali siamo legati da un patto di solidarietà. Oggi nei volontari verdi c'è la loro bandiera e come loro chiusi nell'enclave, come l'indiano del nostro manifesto, ma noi nelle riserve non ci facciamo chiudere, noi siamo usciti dalle riserve con le nostre bandiere, con la nostra forza vincente, col nostro coraggio, la nostra determinazione, perché con Mossi, ripeto, nulla è impossibile, dobbiamo solo continuare, dobbiamo solo tenere duro sempre con coraggio, con le nostre idee, parlando chiaro, come ha fatto adesso i nostri al governo. Questa Europa non ci piace, noi vogliamo l'Europa dei popoli e delle regioni, l'Europa della terra e del sangue, non l'Europa dell'usura, delle banche, dell'alta finanza. Vogliamo che la Padania libera un giorno, più presto di quello che si pensi, che la Padania possa far sentire la sua voce, come ha fatto sentire adesso, con i primi provvedimenti del governo. C'è la Padania a Roma, che conta, che pesa, clandestini, marocchini, musulmani, è finita, biglietto di salariata per i clandestini, fuori dai coglioni, Padania libera. Bianca e cristiana, Padania libera, Padania libera, libertà, con Mossi, libertà, libertà, libertà. Ancora un applauso a Mario Borghezio! Quando parla Mario, qualche problema lo crea sempre alle nostre strutture.